Amici di TGM, siamo qui, ancora a Colonia, il sole cala, ma Claudio, tu ti sei divertito a creare un po' di armi in questo FPS molto particolare. Come ti è sembrato? Allora, stiamo parlando di Mother Gunship, un titolo di Grip Digital, software house, credo, dell'est Europa. Adesso mi chiedi quale nazione, non me lo ricordo assolutamente. È una Bullet Hell, quindi insomma questi scontri con proiettili che arrivano proprio a frotte infinite, però in soggettiva, e quindi questo è un approccio un po' diverso e insolito, e a cui si affianca anche la possibilità di craftare le armi. Ce ne sono sia nella mano destra che nella mano sinistra e sono a disposizione del giocatore. Nella demo che abbiamo provato era tutto sbloccato per evidenti motivi di coinvolgimento, far vedere un po' le possibilità. Ci sono sia connettori da attaccare all'arma che permettono di estendere ulteriormente insomma la potenza di fuoco, più caricatori, bocche di fuoco enormi, insomma. E il risultato alla fine, dopo brevi istanti di sperimentazione, è che peggio di Wolfenstein, insomma, si gira con due cannoni giganteschi tra le mani per affrontare mostri ancora più grossi. Combattimento è molto elementare, giusto il tasto di movimento, addirittura c'è il triplo salto, perché vabbè, non si bada alla fisica in questo genere di giochi. Grilletto destro, si spara con la mano destra, sinistro con l'altra. Molto divertente, molto frenetico. Abbiamo fatto 6 livelli. Lo sviluppatore non mi ha saputo dire quanti saranno alla fine, mi ha detto che però un'esperienza di gioco che si può portare avanti a casa in 6-7 ore. Ovviamente, vista la tipologia particolare di gioco, saranno presenti le leaderboard, quindi le classifiche, per dire io sparo più grosso di te. Bene, quindi come dei novelli Art Attacker, Guerra Fondai, vi salutiamo, noi ce ne andiamo a craftare. Ciao.